delle spezie della migliore qualità, se invece volete vedere della seta. Ti prego di riflettere attentamente circa l'opportunità di questo viaggio. Se non farai ritorno a Daryabar entro 2 settimane, perderai il diritto alla tua eredità, perderesti ogni tua ricchezza. Non preoccuparti, farò in modo di ritornare in tempo, zio Bora, ma non rinuncio a questa vacanza. Ma lo sai che l'America è una terra di ladri e di briganti? Chi ti ha messo in testa certe idee, zio? Come? Non sai che le persone si trovano in enormi stadi e tifano per squadre che si chiamano pirati o ladroni? Tu non ci devi andare. Vieni con me sull'isola di Zariba. Là sarai al sicuro. Io posso fare quello che mi pare e tu, zio, accetterai le mie decisioni. Che cosa facciamo, mio signore? Se fosse venuto a Zariba l'avremmo trattenuto abbastanza lungo per lasciarvi rivendicare l'eredità. Vorrà dire che troveremo un altro modo per portare il principe a Zariba. Oggi è una giornata davvero fortunata per gli agenti che fanno parte del mio distretto. Perché? Ha dato le dimissioni? Non mi fai ridere, Maoni. Siamo stati scelti per proteggere l'arrivo di un VIP. Che cosa significa secondo voi? Verificare incolumità principe. Oh, è quello che ha sbaciucchiato la bella addormentata a Vissero felici e contenti? Basta così, cervello da gallina. Era un insulto o un complimento? Quindi il compito di proteggere il principe Mirak è totalmente nelle mie mani. Con la presa rapida. E se qualcuno cerca una scusa per rifiutare l'incarico, con me non attacca. È attaccato. Proctor! Eccomi, capitano! Insomma, capitano Harry, se il principe Mirak arriverà tra pochi minuti, pretendo troppo se vi chiedo di rimandare i vostri giochini di qualche ora? Muoversi, non c'è tempo da perdere! Hai sentito, House? Gli ordini sono ordini. State indietro, voi due! Avanti così, uomini! Aiuto! Ho il grande onore di darvi il benvenuto in... America! È da molto tempo che sognavo questo viaggio. Permettetemi di scortarvi alla vostra limousine, principe. È molto gentile da parte sua, comandante Lazar. Non sapevo ci fosse questa usanza nel vostro paese. Anch'io non sapevo di questa usanza. Attenzione, mio principe! Ho l'impressione che non fosse un incidente. Fermiamolo prima che qualcuno si faccia male! L'unico che può riuscire a fermarlo sei tu, Aitawa! Ok, Sed, ci penso io. Visto che ce l'ho fatta? State bene? Sì, sì, io direi di sì. Un ottimo lavoro, Maoni. Quest'uomo mi ha salvato la vita. Voglio che lui e i suoi amici siano le mie guardie del corpo. Ma penso che potremo organizzarci. Aveva detto guardie del corpo o facchini? Ma Lazar che cosa ha detto? Occupatevi voi delle canaglie o dei bagagli? Su, su, sbrigatevi. C'è ancora un sacco di cose da fare. Nessuna idea su come farlo fuori? E adesso Kung Fu Jones sciacqua! Quando avete finito ho degli altri lavoretti per voi. Se quel marmocchio non la pianta, fra poco avrà bisogno di qualcuno che lo difenda, ma da me! Mi sa che i suoi antenati erano schiavisti. Credo di essere l'unica domestica al mondo che porta il distintivo e la pistola. Thank you.
Che sia questo avere grandi aspirazioni? L'ho tentato col cartello portabagagli e fallito. Doveva spaventare il principe e indurlo a partire per Zariba. E invece l'ha indotto a prendere delle guardie del corpo. Questo non ci impedirà di catturare il principe. Magnifico. Se non si farà vivo entro 2 settimane, potrò rivendicare la sua enorme eredità. Così sarò finalmente un uomo ricco e voi sarete ben ricompensati. Devi trovare una soluzione, Maoni. Noi due abbiamo cucinato e pulito per tutto il giorno. Sono così stanco che non riuscirei a roteare il manganello. Spero che quelli che lo stanno cercando se lo prendano. Mi spiace, ma in nome delle buone relazioni internazionali dobbiamo averne la massima cura. Quindi, come si dice, se non riesci a combattere il nemico, fatelo amico. Le piace, principe? Suppongo possa essere divertente. Per i ragazzini, però. 6 colpi per un misero dollaro. Colpite il bersaglio e il premio è vostro. Sì, mi piacerebbe vincere uno di quegli animaletti di peluche. Per mia sorella, naturalmente. Oh, sì, naturalmente. Colpirò quelle anatre. È veramente impossibile colpirle tutte quante. Potrei avere un vostro fucile? Tocca a te ora, Tak. Affermativo, Callan. Preparatevi, pennuti. Stasera si mangia anitra all'arancia. Bello, voglio andare sulle montagne russe. Ecco la nostra occasione. Sarà una corsa con finale a sorpresa. Se vogliamo andare sulle montagne russe, bisogna fare la coda. Cosa? Un principe non fa mai la coda. Io sono Mirak, principe di Dariabar, e voglio noleggiare le tue montagne russe per tutto il pomeriggio. Ah, sì? Io invece sono il presidente degli Stati Uniti. Questi possono bastare, signor presidente? Oh! Avviso a tutti i clienti, le montagne russe da questo momento sono chiuse. Ecco, avete visto? Niente coda. Ma e allora, tutti quei ragazzi che hanno aspettato inutilmente? Verranno un'altra volta. Su, le montagne russe ci aspettano. Credo mi sia passata la voglia. Anche a me. Noi non veniamo. Come volete. Vuol dire che andrò da solo e voi mi aspetterete qui. Quando il principe passerà da questo punto, farà un bel volo e finirà sul nostro furgone laggiù. E lo spediamo a Zariba. Guardate, qualcuno ha divelto le rotaie. Dobbiamo salvare il principe. Già, ma come? Con un po' di corda e un bel po' di fortuna. Ecco la corda. Muoviamoci. Oh no! Il principino farà un bel salto proprio in braccio al suo zietto. Aiuto! Accidenti, se non escogitiamo subito qualcosa, non avrà scampo. Aiuto! Te li ricordi i tigrotti della Malesia? Sandokan! Detesto più che mai sentirmi con le ruote a terra. E tenermi prigioniero nella mia stessa casa. Ma principe Mirak, è per il vostro bene. Qualcuno ce l'ha con voi. Ma non fatemi ridere. Chi potrebbe volermi male? Questo lo scopriremo al più presto. Ma nel frattempo voi state qui. Nessuno dice a un principe cosa deve fare. Non siamo guardie del corpo, siamo babysitter. Chissà chi c'è dietro a questa storia. Zed e Switchak, state di guardia, che al principe non succeda nulla. Coraggio, datevi da fare, abbiamo perso già troppo tempo. Non temete, mio signore, non falliremo. Dovresti avere più cura dei tuoi calzini. Ma li lavo una volta alla settimana, sporchi o no? Non ho portato la maschera antigas, meglio aprire la finestra. Oh!
Ehi, che cosa diavolo state combinando? Stanno eseguendo un'antica danza propiziatoria perché crescano in fretta i cavoli. Ah, già. Basta non siano cavoli amari. Non ho mai visto un balla così da sballo. Zio! Aiutami a scendere. Voglio assolutamente liberarmi di questi sbirri rompiscatole. Preparate il mio aereo privato. Ho voglia di fare un giretto stanotte. Avete udito il principe? Fate ciò che voi tutti ben sapete. Se la sta filando! Nero se l'è squagliata! Ecco, il computer direzionale è attivato. Arrivederci, zio! È tutto programmato, l'aereo del principe diretto verso nord. E quando atterrerà, noi saremo di pronti a riceverlo. Siete pazzi! Dovevate mandarlo verso sud. Nel nord ci sono le montagne. Principe Mirak, tornate indietro! Io ho cercato di fermarlo, ma non ha voluto saperne. Bisogna inseguirlo. Niente male come inizio. Faccio io a metterlo in moto. Benvenuti a bordo e incrociate le dita per 20 minuti. I comandi non rispondono più. Principe, qui è Maoni. Giri subito quell'affare, si torna indietro. Vuoi fare una bella inversione a U? Poi magari ti diamo la multa. Non posso, c'è qualcosa che non va. Sembra che questo aereo vada per conto suo. Qualcuno avrà manomesso il computer di bordo. Devo salvare il principino. Spingi la cloche. Sei tu il capo. Ho spinto troppo forte. Fa niente, proviamo ancora. Ma sei sicuro di poterlo fare? Non c'è nessun problema. Alla sala giochi mi chiamano Biturbo 7. Tranquillo, ho capito come si fa. Lo spero per te, Zed. Ci vediamo dopo alla pista di atterraggio. Non vi dispiacerà se vengo a farvi una visitina. Maoni! Al vostro servizio. Vediamo di cambiare rotta. Quest'aereo è più cocciuto del capitano Harris. Stiamo per avere un grosso problema. Anzi, due! Ehi, chi ha messo lì quei cosi? Tenetevi! No! Oh! Oh! Chiunque abbia programmato il computer non ha considerato le montagne. Stiamo per schiantarci! Neanche per sogno, ci lanciamo prima! Ma io soffro di vertigini! E io detesto le ammaccature, quindi preparatevi a bel tuffo! Speriamo che passi una diligenza. Mi dispiace davvero, Maoni. Potrei mai perdonarmi. Mi sono comportato da sciocco. La prossima volta comportatevi da sceicco. È tutto a posto? Mi sono slogato una caviglia. Non preoccuparti, amico. Mi prendo cura io di te. Ah, beh, allora siamo a posto. Non posso crederci! Vi siete persi il principe! Beh, perso non è la parola giusta. Già, sarebbe meglio dire che ha preso il volo. Comunque sappiamo che Maoni è con lui. Sì, ma dove diavolo si è cacciato Maoni? È con il principe, signore. Prima o poi vedrà i rottami e verrà a salvarci. Speriamo che si muovano, comincio ad avere sete. No, non aprirti la camicia! Perché no? Questo posto è un forno a microonde. La camicia ti aiuta a mantenere la giusta umidità corporea. E poi bisogna stare attenti ai colpi di sole. E tu come fai a sapere queste cose? Perché sono il principe Mirak di Dariabar. Io sono di casa nel deserto. Oh?
Qualcuno ci ha già trovati. Acciuffateli! Volete sapere che cosa vi faccio adesso? Ci fai vedere un po' di filmini sulle tue vacanze in cammello? No, vi ficco dentro a due anfore di terracotta e vi imbarco per l'isola di Zariba. Ma perché, zio? Così le tue ricchezze saranno mie. Scusatemi, ora dobbiamo preparare per bene le anfore. Mi dispiace di averti coinvolto. Ma lascia perdere, pensiamo ad uscire di qui. Quello è Maoni! Sta lanciando un SOS! E adesso, moccioso, vedi di startene buono. Aiutami a sollevarlo. Maoni ha smesso di segnalare. Tac, ce la fai ad atterrare sul tetto? So fare anche di meglio. Vi porto sotto il tetto. Corico! Acchiappateli! Salam, ti faccio a fette! Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra! Non è gentile prendersela con le signore. E non scenderete di lì finché non avrete chiesto scusa. Tenetevi pure quegli imbecilli, ma intanto il principe è in mano mia. Non cantare ancora vittoria, Sheiko. Tengo. Ti ho preso. Il principe! Se non riesco a fermare quell'anfora, Vostra Altezza diventerà vostra schifezza. Niente paura, principe, ci penso io a frenare! Credo che sia ora di far revisionare i tacchi. Mi hai salvato la vita un'altra volta! Ecco che ci risiamo. Ora non mi sfuggirai più! Scommetto che non conosci il bowling, Sheiko! Oh, no! Ho fatto strike. Come ricompensa per avermi salvato la vita, esaudirò ogni vostro desiderio. Qualunque. Ci basta la vostra amicizia. Io un desiderio l'avrei. Vorrei un mezzo di trasporto più adeguato alla mia persona, ecco. Esaudirò il suo desiderio, Capitano Harris. Non pensa che questo animale le si addica? Quando si dice il richiamo del sangue?